Pro Evolution Soccer. Buon pomeriggio a tutti da Marco Civoli. È un incontro di esibizione di cui si parlava da molto. Ci siamo! Milan sta giocando con una difesa a 4. Il tecnico sembra aver fiducia nella formazione che ha deciso di schierare. Lo schieramento passa al 4-4-2. La restituisce al centro. La sposta a destra. Questo è fuori gioco. Diamo un'altra occhiata al replay. Spinge il pallone in avanti. Giù, lungo la corsia esterna sinistra. Rui Costa, sembrano soddisfatti di giocare d'attesa. Pirlo. È una battaglia durissima in campo. Spara dalla distanza. Rui Costa. Kakà. Adriano. Filippo Inzaghi. Se ne va con un gran movimento laterale. Bel cross in mezzo. Stanno cercando di mettere in difficoltà la difesa. È spazzata via. Hanno evitato il pericolo, ma hanno concesso un fallo laterale. Libera con un colpo di testa. Ci prova. Grande parata. Ha fatto molto bene. Ha tirato bene con il suo piede, ma il portiere era ben piazzato. 15 minuti del primo tempo. La gioca al centro. La smiste in avanti. È appena stato pescato il fuorigioco. E questo è il replay. Kakà gioca il pallone in avanti. Senza precisione. Il guardialine ha sbandierato il fuorigioco. Ecco che vediamo il replay. Cross. E in arrivo un altro cross.
spazzata via con un colpo di testa. C'è il fischio. Angolata direttamente a rete. Buon intervento. Mal giocata. Sta arrivando in porta. Libera. La restituisce dietro. La gioca su. Battuta in avanti. Materazzi. Materazzi. Continuano a far girare il pallone in attesa di trovare un varco. La palla esce in una posizione interessante. La mette in mezzo. Kakà. Filippo Inzaghi. È lanciato in uno scatto straordinario. Una chance per il primo gol. La mette in mezzo. Seedorf. Maldini ha liberato. Stam. Cafu cambia gioco con un lungo lancio sulla sinistra. Seedorf la colpisce con violenza. Ci prova ancora. Il portiere ha fatto in pieno il suo dovere. Hanno ottenuto una rimessa ben all'interno della metà campo avversaria. Prova dalla distanza. Questo è un ottimo intervento liberare. Seedorf riuscirà a trovare un compagno libero centro area. La mette avanti. La fa viaggiare in avanti. Un altro intervento a liberare. Grande sicurezza della difesa. Gliel'ha sottratta in modo perfetto. Rui Costa prova a metterla oltre la difesa. Che palla! Tira! Ed è il primo calcio d'angolo di oggi. Sono salite tutte le torri per questo calcio d'angolo. Pericolo! La spinge su. La spinge in avanti. Martins. Improvviso break. Sta tentando il tiro. Buona prontezza del portiere. Calciato. E l'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti. Abbiamo visto tantissime occasioni, ma ben poche sono state realmente pericolose. Non consola il fatto di pensare che se una squadra segnasse, potremmo vedere caterve di gol. Dunque, alla fine del primo tempo il risultato è 0-0. Vediamo gli highlights dei primi 45 minuti. I giocatori sono pronti a tornare in campo nella ripresa, dopo essersi riposati e aver bevuto un tè caldo. Vedremo un gol nel secondo tempo. Messa centro area. Colpo di testa a liberare. Cerca un lungo lancio a cambiare gioco sulla destra. Kakà sta cercando un uomo smarcato. È un chiaro fallo. È di prima. Buon tentativo. La mette sulla sinistra. Intercetta. Maldini.
e adesso prova a spostare il gioco a sinistra, e adesso il gioco si sposta sulla corsia di sinistra e spara larga d'un soffio. Pirlo la passa in avanti, porta avanti la palla con un dribbling laterale. Tira direttamente a rete. La batte in avanti. Direttamente a rete. Liberata. Hanno ottenuto una rimessa laterale. Un'ora di gioco. Sta cercando di aprire la difesa. Questo pallone è spazzata via ancora una volta. La marcatura stretta chiude ogni spazio agli attaccanti. Porta palla centralmente. Possono aprire le marcature? Ed è angolo dal lato destro dell'area di rigore. Bene, ha diverse opzioni all'interno dell'area, c'è sempre quella giusta ovviamente. Sta viaggiando di fronte alla linea di porta. Riuscirà a trovare il suo compagno in buona posizione. Chiaramente un fallo. Merita il cartellino in questo caso. Primo cartellino giallo per lui. Questo è il tipo di intervento su cui l'arbitro non deve sorvolare. È vero Mauro, è stato falciato. L'arbitro sceglie di essere comprensivo. La giocata lunga. Tenta dalla distanza. Splendida esecuzione. 70 minuti della partita se ne sono andati. Finalmente hanno rotto l'equilibrio. Questo gol era davvero necessario. Ci è voluto un po', ma ecco il primo gol del... Abbiamo atteso a lungo questo gol, vero Mauro? Sì Marco, era quello di cui la partita aveva bisogno per ravvivarsi. La lancia in avanti. Passa la palla lateralmente. Se ne va con un gran movimento laterale. E fallo? Deve esserci stata allora qualche irregolarità. Viene aiutato a rialzarsi. È bello vedere un po' di fair play. Adriano. La battuta sulla sinistra. Shevchenko cerca il gol. Mamma mia, appena fuori alla destra del palo. La spinge in avanti. Cerca il passaggio filtrante. Il difensore è stato rapido a capirne le intenzioni. Può farcela a mantenere questo ritmo. L'arbitro ha segnato un fallo. Deve esserci stata qualche irregolarità. È in piedi e sembra a posto. Angolata direttamente a rete. È stato un tiro molto potente. La sposta in avanti. La smista a sinistra. E la palla è stata deviata nella tre quarti avversaria. C'è un fallo. È
punizione di prima. Buon tentativo. La gioca in avanti. Soltanto 5 minuti al termine dell'incontro. E la palla è fuori. L'arbitro ha fermato il gioco. Pasquale. È spazzata via. La difesa deve stare in guardia in questa occasione. Libera. 90 minuti sul cronometro e siamo nel recupero. Lancia lungo sulla fascia sinistra. Spinge il pallone in avanti. La lancia alta. Non c'è alcun dubbio. Era certamente in fuorigioco. Guardiamolo un'altra volta. Non può permettersi di farsi pescare in fuorigioco in questo modo. Finisce qui. 1-0. Hanno segnato l'unico gol della partita e hanno portato a casa la vittoria. Il primo tempo è stato davvero deludente, ma la partita si è rimacizzata nella ripresa, vero Mauro? Assolutamente Marco, il gol ha migliorato la qualità del gioco, ma il primo tempo era stato disastroso. Mi dispiace, ma siamo in chiusura. Accanto a me, Mauro Sandriani, che ringrazio. Grazie per oggi Mauro. È stato un piacere.